moderatore, e avendo già raccolto i complimenti, insomma, potrei anche ridurre le osservazioni, ma insomma, qualche opinion dissenting, come è stato anticipato, rispetto alla relazione poi dovrò introdurla. Certo, non credo che in Italia noi abbiamo rilevanti problemi di sicurezza alimentare intesa in senso tradizionale, anche se l'Italia insieme alla Gran Bretagna rimane il paese in cui il numero delle allerte sanitarie è il più elevato. Quest'anno, nel 2012, sono state segnalate 517 notifiche. Certo è che il modo con cui l'Unione Europea, d'accordo ad esempio nel caso della carne di cavallo, sull'eccesso, diciamo su una sorta di bolla informativa che si è creata, ma il modo con cui le autorità europee trattano il tema della sicurezza alimentare spesso ci pare quantomeno privo di adeguata cautela. Leggo ad esempio una nota dell'AGI del 13 febbraio, proprio nel periodo di picco, per così dire, informativo, le parole del commissario europeo, dice: è un problema grave, ma è meno grave che se si trattasse appunto di una questione di sicurezza. Ma si è trattato sempre di uno scandalo alimentare gravissimo, quantomeno di disinformazione, o per dirlo in termini giuridici, di frode in commercio. Quindi che un commissario europeo dica che la questione, insomma, è meno grave, questo non ci rassicura in termini di adeguata capacità di gestire i dossier europei. Credo ancora che si debba riconoscere, nonostante le competenze di molti medici, di molti nutrizionisti che oggi scrivono, partecipano a trasmissioni televisive e condividono sui settimanali rubriche specializzate, che oggi si possa descrivere e riconoscere una frattura nel rapporto tra nutrizione e salute. Io sfogliavo una rivista proprio recente di marketing, micro macro, in cui si dava conto di una lunga rilevazione nelle televisioni pubbliche e private, quindi par condicio. Sono stati analizzati da questi ricercatori 10.273 spot in 6 mesi, un quarto di queste reclame riguardavano prodotti alimentari, 2.579, inerenti a 148 alimenti. Sono state comparate le diete, come sa il professor Macri, è stata fatta la piramide tradizionale riferita agli studi dell'Istituto Nazionale degli Alimenti e della Nutrizione, dall'altra parte è stata fatta la piramide televisiva. Ora, la piramide televisiva in media diciamo, nel conteggio presentava 13.820 calorie al giorno, la media ragionevole che i nutrizionisti ci propongono è intorno ai 2.000. Nessuna attenzione all'obesità. Anche qui l'autorità, uno sforzo, no, nella maggiore determinazione delle linee della pubblicità nelle nostre televisioni, potrebbe forse metterla in campo. Cose da non credere: qualche settimana fa, una bella iniziativa degli amici dell'Unione Nazionale, insomma, faceva un focus su un tema, ma internazionale riportava ancora in questi giorni una lungo dossier di Der Spiegel, a tavola con l'assassino, questo è il titolo tradotto, e il riferimento era ai grassi, sale e zucchero. Si diceva: attenzione, il problema non sono le sofisticazioni alimentari, il tema è un altro e riguarda l'obesità. È vero o no? Penso che sia vero. E nell'introduzione al dossier presentato dal Consumer Forum si dice appunto che il consumatore oggi non sempre si rende conto delle elevate quantità di calorie che vengono assunte con tali bevande. Però forse anche le indicazioni nutrizionali non vanno bene da questo punto di vista. Noi abbiamo tentato di fare qualcosa di diverso, ricostituendo un dialogo tra cittadino e consumatore, perché mangiando noi crediamo che si possa influenzare il modello di agricoltura, il modello di economia e dunque di società. E il cibo crea identità culturale, crea una sorta di compattezza sociale. Poi bisogna vedere se si ragiona
a stomaco pieno o stomaco vuoto, rispetto anche a ciò che gli amici della Caritas prima ci raccontavano. Però legare il tema delle scelte del consumatore alla conoscenza apre degli orizzonti sconosciuti, non l'informazione, alla conoscenza, perché chi parla di conoscenza non parla di prezzo, ma parla di valore del cibo, cosa completamente diversa. Perché com'è possibile, ad esempio, oggi prevedere nei supermercati delle vendite sotto costo? Mi è molto dispiaciuto che l'autorità garante in questi giorni abbia redatto un parere a proposito di una legge molto importante sulla tutela del consumatore che viene in materia di olio, sulla vendita sotto costo. Nell'ambito alimentare dovrebbe essere proprio vietata, perché non è pensabile presentare un olio a pochi centesimi quando i costi di produzione e di raccolta sono decine di volte superiori. Quando noi troviamo un olio 1,50 euro, il costo di produzione in Italia certificato è 5 euro, in alcune regioni anche superiore. C'è qualcosa che non va, cos'è, un aggiotaggio commerciale? Poi non lo so, comunque scegliere un bene piuttosto che un altro da parte del consumatore responsabile può avere anche delle implicazioni importanti. Noi abbiamo piacere di avere un bel paesaggio, i terrazzamenti degli oliveti, però dobbiamo anche capire che possiamo indirizzare un modello di agricoltura o meno, perché il cibo è anche legato, poi tua bella trasmissione lo dimostra, che è il cibo ma anche il racconto, la narrativa del bicchiere del vino, quel territorio, la cultura, i talenti, gli antichi mestieri. Il nostro futuro penso che sia sempre più locale, certo nessuna aggressione al mercato, però professor Macri, penso che lei si sia, almeno dell'immagine dell'agricoltura, fermato sul modello di mezzo, cioè abbia descritto la rivoluzione verde e non le più recenti evoluzioni. Perché è vero che l'agricoltura a un certo punto ha tentato di produrre di più, ha intensificato le produzioni, ha utilizzato prodotti fitosanitari, ma oggi l'orientamento è quello, almeno in Europa e almeno nel nostro paese, per quanto ci riguarda, è quello di creare piuttosto un'economia del convivere in modo naturale, assicurando la responsabilità sociale, orientando i sistemi di valori che riguardano l'alimentazione, il territorio, il buon vivere, gli stili di consumo. Da questo punto di vista noi da tempo facciamo attenzione agli sprechi, sicuramente riducendo al minimo anche le confezioni degli imballaggi. Se un terzo degli imballaggi che finiscono nella nostra pattumiera sono legati a alimenti, e questo vuol dire che occorre ridurre al minimo queste confezioni e anche il valore. Allora il punto non è come rendere più produttiva l'agricoltura, poi vengo agli OGM, ma come estendere criteri e modalità di produzione attraverso una più razionale presenza sul territorio. Poi io sono rimasto, devo dire la verità, molto dispiaciuto del capitolo riguardante gli OGM, al di là dei pregiudizi. Qui si dice che perché parlarne? Dice già l'agricoltura italiana ha commesso delle devastazioni sul territorio, ma questo non è accettabile. L'agricoltura italiana oggi conta il primato in Europa non solo della sicurezza in termini nutrizionali, ma anche il maggior numero di prodotti tipici. Alcune aree a vocazione anche medicola sono produttori delle grandi DOP. Come si fa a produrre formaggi, prosciutti, salumi senza avere un bacino di produzione di mangimi? Poi certo in questi giorni il dottor Marabelli non ne vorrà parlare perché è materia che scotta in queste ore, ma sul suo tavolo del ministro c'è il dossier sulla clausola di salvaguardia, e siccome esiste un istituto di ricerca che ha certificato l'esistenza di alcuni rilievi anche agroambientali di criticità, nessuno parla che gli OGM uccidono, non l'abbiamo mai detto, non sta nella nostra competenza, ma che inquinano lo dice anche la documentazione scientifica francese mai contestata dall'Unione Europea. Allora concludo, noi vogliamo parlare in modo positivo, rifondando un po' il modello delle relazioni, attraverso, l'abbiamo fatto anche in modo concreto, aprendo in 2 anni 1300 mercati di vendita diretta, a chilometro zero, dalla teoria alla prassi, si cerca di consumare in modo più vicino al luogo dove si produce, rispettando le stagioni e i territori, e quindi tentando di stimolare di nuovo le chiavi di competenza del consumatore, anche intorno al gusto,
e ragionando sul valore del prodotto che possa avere per la propria salute, anche per il proprio ambiente. E da questo punto di vista l'apprezzamento, cioè il risultato, deriva dal fatto che nello scorso anno oltre 9 milioni di consumatori hanno frequentato questi mercati, tornando a scoprire gusti, tradizioni e soprattutto la capacità di dialogare con il produttore come veicolo anche di sicurezza e di riacquistata fiducia. Grazie. Grazie.